Come creare dei video super efficaci per YouTube anche se sei un principiante. Io sono Mirko Delfino e nel video di oggi parliamo appunto del mondo dei video. Vedremo come poter andare a creare dei video interessanti per YouTube, per i social, per il digitale, quindi per il web, anche se non hai magari una fotocamera super performante, un microfono super performante, non hai gli strumenti adatti per poter andare a realizzare dei video in maniera molto semplice e veloce. Perché oggi ti farò capire, ti farò vedere come la differenza la fanno anche determinati strumenti che se impostati bene ti permetteranno di creare sin da subito dei video impattanti nonostante magari non hai una fotocamera da 1000-2000 euro, quindi su questo non ti preoccupare. Come puoi vedere, questo è il mio nuovo setup che sto testando nel corso di questi video, quindi vedrai una continua evoluzione. Ho deciso di passare al next level ed è subito la cosa che ti voglio dire. All'inizio, quando ho intrapreso la carriera dell'imprenditore digitale, quindi quando ho iniziato a realizzare i video, la qualità dei miei video di certo non era questa. Magari in sovraimpressione vedrai qualche video iniziale che ho pubblicato all'interno dei social di YouTube, ok? E naturalmente la qualità dei video che vedi attualmente non sarà magari quella che ci sarà tra 2 anni. È normale migliorare, è normale investire in nuova attrezzatura, è normale avere più esperienza e quindi migliorare anche nella dialettica, in quello che vuoi dire, nel contenuto stesso del video, ok? Quindi da questo punto di vista non ti preoccupare, perché per poter andare a realizzare i video impattanti hai anche bisogno di allenamento. Però una cosa importantissima è proprio questa, che io sono la dimostrazione che partendo comunque da zero puoi arrivare ad avere determinati risultati, a migliorare la fotografia dei tuoi video, l'audio dei tuoi video in un determinato modo e quindi avere magari un computer da 4000 euro che ti permette di poter andare a creare contenuti di ogni genere, una fotocamera come la Sony A7S3 che ho recensito all'interno del mio canale che ti permette essenzialmente di fare tutto, che ha un costo anche la fotocamera di 4000 euro, delle luci comunque di un certo livello, un setup come questo che vuoi o non vuoi magari ha un costo. Ecco, all'inizio non è che devi fare questo, non hai bisogno di questo, ok? Ci sono cose molto più importanti. Questo diciamo che ti può dare una mano quando inizi ad avere risultati, puoi passare al next level e soprattutto hai del denaro da poter investire, sai che puoi fare questo nella tua vita e sai che tutto questo poi ti torna indietro con gli interessi. Quindi addentriamoci all'interno dell'argomento, perché ti mostrerò 10 strategie da applicare immediatamente per creare video impattanti. Ok, eccoci qui, entriamo subito nel dettaglio di questo video e vediamo la prima delle 10 strategie. In realtà la prima non è una strategia, ma un consiglio che voglio darti. Infatti l'errore che fanno molte persone è che tergiversano quando devono andare a realizzare dei video. E lo facevo anch'io all'inizio. Non ho una buona fotocamera, non ho un microfono, non ho un setup che mi permetta di presentarmi in un determinato modo, non mi sento pronto, voglio aspettare, lo farò il mese dopo ancora, aspetto di comprare quella fotocamera, aspetto di comprare quel microfono dopo che ho comprato la fotocamera, però mi servono le luci, però mi serve poi il setup, non posso fare i video dalla stanzetta. Ecco, tutte le cose che normalmente una persona che inizia da zero e che magari si ritrova non a casa sua, non in un ufficio, a dover realizzare i video, ha come problemi, ok? Ecco, erano gli stessi problemi che avevo io, ma quando poi ho deciso di fare il passaggio successivo e quindi dire no, adesso inizio a realizzare video, lì è scattata la magia. Ti faccio un esempio. Adesso io sto realizzando questo video con questo nuovo setup, ma in realtà potrei migliorarlo sicuramente, quindi non ho controllato più di tanto quelle che possono essere poi le ombre all'interno di tutta la scena, non ho controllato tutte le singole luci, non ho controllato il profilo colore della Sony nel dettaglio. Perché? Perché naturalmente volevo realizzare questo video e non è che posso stare una giornata intera ad aspettare di poter realizzare il video perfetto. Magari video dopo video capisco quali sono i miei errori, capisco quali sono i problemi, li vado a migliorare fino a che arrivo comunque al risultato ottimale, perché sono anche i test che fanno la differenza. Però la cosa che fa ancora di più la differenza è quello che dici, ma lo vedremo tra poco. Quindi non fare questo errore di aspettare, di tergiversare, perché naturalmente questo non ti permetterà di avere risultati e soprattutto non ti farà fare esperienza. È l'esperienza che porta una persona poi a realizzare i video di impatto, perché video dopo video vai a migliorare, a un certo punto ti renderai conto, guardando il primo video che hai realizzato e magari il centesimo, l'enorme differenza di qualità che hai raggiunto. Quindi tu come persona, come sei migliorato come professionista, e lì dirai cavolo, meno male che ho iniziato e non ho continuato a tergiversare. Punto numero 2, crea un personaggio riconoscibile. Un personaggio che possa rappresentare te stesso, quindi devi essere te stesso, ma vai a cucire attorno alla tua persona quella figura che poi possa essere realmente riconoscibile nel web, e quindi quando ci sono quegli stili, quei colori, quel modo di dire, di fare, si capisce subito che sei tu. Che un personaggio si va a costruire naturalmente in come si veste,
Come puoi vedere, questo cappellino girato al contrario è stato fatto appositamente all'interno dei miei video e soprattutto di questo video per farti capire cosa significa creare un personaggio, ok? Magari utilizzare determinati stili colori che possono comunque renderti super riconoscibile, unico, non essere un personaggio piatto come gli altri, non devi essere una copia di un'altra persona, ok? Questo è fondamentale, ma anche quello che dici, come lo dici, delle frasi tue che ripeti spesso e che le persone naturalmente possono dire, ok, quella frase l'ha detta quella persona. Ecco, queste sono cose che alla lunga fanno la differenza e che permettono alle persone di affezionarsi a quello che è il tuo personaggio e quindi ti inizieranno a seguire sempre di più. Prima di passare al punto numero 3, però, ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perderti tanti altri contenuti come questo, quindi fallo adesso. Il punto numero 3 invece è importantissimo ed è il setup del video, cioè la scena che tu vai a creare. Io ho visto su YouTube dei video di creators, di youtubers incredibili, dove magari in una stanzetta, quindi la loro stanzetta dove c'era il letto, dove c'è l'armadio, eccetera, hanno creato un setup che non sembra una stanzetta. Quindi hanno creato un angolino dove praticamente vanno a realizzare i loro video e quell'angolino super riconoscibile, super impattante, gli ha permesso magari di crescere all'interno del digitale, di YouTube, dei social e quindi magari fare di questo la propria professione. Quindi, come potete capire, non c'è nemmeno qui una scusa. Quando parlo di creare una scena riconoscibile, un po' come il personaggio, quella che vedi qui alle mie spalle è una scena riconoscibile. La M che vedi alle mie spalle, costruita con un Inanolef, mi permette di essere super riconoscibile perché quando la vedi dici, ok, Mirko Delfino. Quei quadri con quelle frasi, magari il setup che vedi attorno alla mia figura, quindi il PC, il monitor con il mio logo, la scrivania, il quadro, ok? È tutta roba che comunque generalmente qualcosa puoi vedere in altri canali, ma in altri no. Faccio l'esempio, il quadro è qualcosa di unico che non ha nessuno perché è un pezzo che mi sono fatto realizzare proprio per me, ok? Quindi capisci bene che quando vai a creare un setup, che sia comunque al di là, che sia riconoscibile o no, nel senso che deve essere fatto bene, ti permette naturalmente di essere percepito nella maniera corretta da altre persone. E quando sei percepito bene, invece di far vedere un letto, dove magari non è nemmeno fatto il letto e realizzi il video, che non va bene, fai vedere una cosa di questo tipo, vedrai che i risultati cambiano perché comunque le persone vogliono anche vedere qualità, vogliono anche vedere stile nei video, vogliono essere intrattenute e questo naturalmente fa la differenza. Punto numero 4, le luci sono fondamentali. Adesso ti dico una cosa che probabilmente non ti ha mai detto nessuno. Una fotocamera da 200 euro, da 300 euro può avere maggiori risultati di una fotocamera da 4.000 euro se utilizzi le luci corrette e quella da 4.000 non le utilizzi. Le luci essenzialmente possono essere dei softbox, possono essere delle luci a LED, ok? Io ne utilizzo in questo momento due, quindi una key light e una fill light, quindi una luce principale, una luce di riempimento e poi queste alle mie spalle, ok? Che ripeto, ho fatto tutto al volo, quindi non sono stato nemmeno lì a sbattermi più di tanto, però come puoi vedere già la scena comunque è luminosa nonostante la stanza è totalmente buia, c'è qualche fessurina aperta proprio per creare un po' di luce di atmosfera. E io ti faccio vedere la differenza in questo video se andassi a chiudere le luci che stanno illuminando in questo momento il mio volto. Come puoi vedere ho appena chiuso la fill light, quindi la luce di riempimento, che è una barra LED molto piccolina ma abbastanza luminosa, e questo è l'effetto. Potrei anche realizzare il video in questa maniera perché potrebbe essere uno stile che può piacere, però comunque come puoi vedere c'è questa parte che inizia ad essere un po' più scura. Se io invece vado a chiudere la mia luce principale, questo è il risultato. Scompaio totalmente. Lì ecco. Quindi come puoi capire le luci fanno un'enorme differenza perché nonostante ho una super fotocamera, senza luci i risultati sono quelli che hai visto. Quindi capisci bene che sicuramente un investimento che tu puoi fare è quello delle luci, ma se non vuoi investire puoi anche andare a creare una scena, per esempio, dove di fronte c'è una finestra ben illuminata, tu naturalmente metti la fotocamera alle spalle di questa finestra, ti metti di fronte alla fotocamera e puoi registrare i tuoi video senza problemi. Tanti dei miei video sono stati registrati per esempio con la luce naturale e sono video che comunque sono diventati super virali, quindi ti faccio capire che poi in realtà puoi trovare sempre una soluzione anche con quello che è in casa. Un altro aspetto importantissimo è il microfono, l'audio. L'audio è più importante dello stesso video. Le persone seguono più facilmente un video che ha un buon audio e magari una fotografia del video non al top rispetto a un video che ha una fotografia incredibile in 4K ma l'audio si sente veramente male, perché in realtà poi sono i contenuti che fanno la differenza. E in questo caso ci sono tanti strumenti che puoi andare a realizzare come microfoni anche low budget, quindi a basso costo, che ti permettono di portare il risultato a casa. Per esempio c'è il Rode Video Micro che io ho utilizzato per un po' di tempo e che ti permette di andare a realizzare i tuoi video senza problemi, o ci sono classici lavalier anche da 20-30 euro che comunque
comunque all'inizio ti possono dare una grossa mano. Quindi comunque io il consiglio che ti posso dare è quello di investire nelle luci e nell'audio inizialmente. Naturalmente devi avere una macchina da ripresa, ma basterebbe anche il tuo smartphone, soprattutto se è uno smartphone di ultima generazione. Le luci softbox si trovano naturalmente a prezzi, poi magari ti metto inserito qui in basso dei link ai vari prodotti che puoi andare a acquistare. Comunque si trovano luci a meno di 100 euro e anche i microfoni a meno di 100 euro. Poi a mano migliora proprio in questo, e quando riesci naturalmente a dominare la scena, a dominare quelli che sono i tuoi video con le luci, con un audio perfetto e con il video magari realizzato in maniera ottimale anche partendo da una fotocamera che non è il top, allora lì ti consiglio di investire in una fotocamera magari un po' più performante. E il punto numero 6 invece è una strategia rispetto a quello che tu devi andare a fare e a dire nel video. Infatti devi capire che i primi secondi di un video sono i più impattanti, i più importanti. Visto all'inizio del video io ti ho subito detto di cosa ti parlavo all'interno del video. Non ho iniziato praticamente con un preambolo di un minuto dove poi alla fine di questo minuto di introduzione iniziamo a parlare dell'argomento, perché oggi viviamo in una società talmente veloce con così tante distrazioni che le persone skippano il video in 3 secondi contati. Quindi nei primi 5-10 secondi devi essere molto impattante e ti consiglio subito di dire l'argomento del video, magari di iniziare con una domanda, magari dire subito un consiglio, una strategia, magari se stai facendo un video relativo a un argomento di consigli, strategie, tutorial, che subito può portare un risultato alla persona o un'informazione importante alla persona, perché dirà: cavolo, interessante questo video, continuiamo a vederlo, se già inizia così immagino quello che c'è dopo. Quindi mi raccomando, concentrati nei primi secondi del video. Punto numero 7, devi rivolgerti a un pubblico di riferimento specifico, quindi devi trovare il tuo target. È inutile che all'interno del tuo canale YouTube, dei social, del web parli a tutti, perché non serve. Faccio sempre l'esempio banalissimo che se è un canale che tratta magari di videogame, non vai a parlare di sport, di cucina, di politica, di calcio, di religione, non serve a nulla. Andresti a far vedere, visionare il video a persone che magari su quel video sono interessate, ma poi il resto dei tuoi contenuti non sono interessanti per loro, e quindi vai a distruggere anche quello che è magari la crescita del tuo canale, dei tuoi video, dei tuoi post, dei tuoi profili social. Perché devi capire, devi comprendere che gli algoritmi oggi premiano proprio il fatto di parlare alle persone giuste per il tuo target, a quelle persone che quando vanno a vedere quel contenuto lo vedono dall'inizio alla fine. Quindi identifica il tuo target, cerca di capire a chi vuoi parlare, cerca di capire qual è l'argomento e parla solo di quello. È inutile andare a parlare di altri argomenti perché non avrai risultati, anche se pensi che puoi avere risultati perché magari c'è un trend del momento, in realtà quello è un'arma a doppio taglio che alla lunga ti porterà solo danni. Punto numero 8, parliamo di storytelling, cioè devi raccontare una storia all'interno dei tuoi video. Una storia non è che devi raccontare una favola, una fiaba, attenzione, però devi fare in modo di portare lo spettatore a vedere l'intero video. E quando parliamo di storytelling, naturalmente parliamo del fatto che devi sicuramente andare a costruire un copione, a scrivere un copione, un copy, una parte testuale del video che poi tu naturalmente andrai a esporre all'interno del video. Qui ci sono due tipologie di persone. Ci sono persone come me che magari si segnano solo i punti, come ho fatto in questo video. Io mi sono segnato 10 punti e poi vado a braccio, che è una cosa che non consiglio mai di fare, perché devi essere portato, veramente portato per poterlo fare, e devi veramente dominare l'argomento. E poi ci sono quelle persone invece che hanno bisogno di scriversi un copione, e molto spesso è la strategia migliore, perché anche se vai a braccio, quindi se sei una persona che riesce ad andare a braccio, capisci bene che se ti scrivi un copione sicuramente la qualità del tuo video può solo che migliorare, ok? Quindi quando vai a realizzare un video, pensa appunto allo spettatore, a quello che vorrebbe sentire, a quello che vorrebbe vedere, a come puoi portare una persona dall'inizio alla fine del video. Raccontare delle storie, fare in modo che una persona possa vedere un video dall'inizio alla fine, quindi lo porti dall'introduzione fino alla fine del video e la persona guarda tutto il video, è importantissimo, perché oggi uno degli aspetti più importanti che valutano per esempio i social network, YouTube in questo caso specifico, è il watch time, il tempo di rimanenza all'interno di un video. Quindi devi essere proprio bravo a intrattenere il tuo pubblico per l'intero video. E poi naturalmente un'enorme differenza la fa l'editing. Una volta che tu hai realizzato il video, naturalmente devi editare il tuo video. Se mantieni un video piatto, quindi ci sei tu che parli, non c'è nulla all'interno di questo video, non ci sono dei cambi di inquadratura, non ci sono degli effetti, a meno che non dici veramente qualcosa di interessante, anche in quel caso ti consiglio comunque di editare il tuo video, vedrai che il video risulterà talmente piatto che può risultare noioso. Quindi ti consiglio per esempio di utilizzare software come Premiere Pro per quanto riguarda il montaggio video, che è lo stesso che utilizzo io. Fa parte della suite di Adobe ed è accessibile a tutti. Oggi ha degli abbonamenti mensili, tra l'altro lo puoi anche provare gratis. Oppure puoi utilizzare
strumenti come Envato Elements, che ho già recensito nel mio canale e che ti permette per esempio di fare quello che stai vedendo in sovraimpressione adesso, quindi inserire delle clip video all'interno dei tuoi video, delle grafiche, delle immagini eccetera eccetera, che ti possono aiutare. Quindi, come puoi ben capire, anche se non hai la fotocamera super top, puoi comunque sfruttare queste clip video per andare a creare un video impattante e quindi naturalmente farti aiutare da un tool che è abbastanza economico e che ti permette di accedere a milioni di risorse digitali. Ed infine ti consiglio di utilizzare After Effects per quanto riguarda la creazione di grafiche come quelle che vedi in sovraimpressione. Fa sempre parte della suite di Adobe. Se riesci a imparare a utilizzare questi strumenti, vedrai che farai un'enorme differenza all'interno dei tuoi video. Ed infine il punto numero 10 è importantissimo, non solo per YouTube ma per qualsiasi social network, qualsiasi portale web. Devi sfruttare gli algoritmi dei social, dei portali web. Per esempio YouTube funziona molto con la SEO, quindi tu puoi ottimizzare il tuo video e fare in modo che questo video sia posizionato nei primi posti di YouTube. Capisci bene che se realizzi un ottimo contenuto e riesci a posizionarti, la maggior parte delle persone che cercherà quell'argomento troverà te, cliccherà sul tuo video, guarderà il tuo video, si iscriverà al tuo canale e il tuo canale potrà crescere video dopo video. Da questo punto di vista ti consiglio di andare a visionare il video Come crescere su YouTube che ho realizzato qui sul mio canale, che ti permetterà di capire tutte le strategie che devi applicare per poter massimizzare i risultati del tuo video. Ed infine c'è l'undicesimo punto, strategia, è un bonus che voglio darti all'interno di questo video. Si tratta di immobili digitali. Immobili digitali è il percorso, il sistema e lo strumento che abbiamo ideato che ti permette di creare infiniti asset digitali. Essenzialmente puoi creare infiniti canali YouTube con la monetizzazione attiva, perché YouTube paga per le visualizzazioni, e guadagnare da questi canali anche se non vuoi metterci la faccia e anche se non vuoi metterci la voce. E quindi qui legare il fatto di andare a realizzare video dove devi registrare i video con la fotocamera o dove devi utilizzare dei microfoni super performanti, ok? Naturalmente lo stesso percorso è perfetto per chi vuole diventare un creator, uno youtuber, e quindi sfruttare tutte quelle strategie che ti permettono di migliorare i tuoi video di vista qualitativo, ma anche strategie che ti permettono di diventare il top, il numero uno nel tuo mercato. Tutto quello che devi fare è visitare www.immobilidigitali.com e al suo interno troverai tutte le informazioni per accedere a questo straordinario sistema. Detto questo, con questo video abbiamo terminato. Se ci sono altri punti che secondo te sono importanti per quanto riguarda la realizzazione dei video, fammelo sapere nei commenti. Ce ne sono, te lo dico già in anticipo, quindi ne ho inseriti solo 10. Voglio vedere se voi riuscite a identificare altri punti fondamentali. Fatemelo sapere qui in basso nei commenti. E se ancora non l'avete fatto, vi ripeto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Qui da Mirko Delfino è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao e a presto!